Parliamo delle elezioni di Trump e delle conseguenze, soprattutto economiche, che questa elezione può avere sull'Italia e sull'Europa. E lo facciamo con il senatore Claudio Borghi della Lega, senatore della Lega, capogruppo in commissione bilancio e anche componente del COPASIR. Senatore Borghi, buonasera, bentornato a Zapping. Buonasera a voi. Allora, il suo partito, lei non avete mai fatto nessun mistero della vostra netta preferenza per Donald Trump rispetto all'altra candidata democratica, Kamala Harris. Trump ha vinto e già nelle ore successive si sono cominciate ad addensare nubi preoccupanti sulla sorte dell'Europa e dell'Italia, la sorte economica, a causa di alcune minacce che Trump ha fatto in questi giorni sui dazi, sul fatto che bisogna riportare in America crescita industriale, produttività e occupazione. C'è da preoccuparsi secondo lei? No, anzi, secondo me non solo non c'è da preoccuparsi, ma c'è da prepararsi a potenzialmente buone notizie. Chi si preoccupa, secondo me, parte da un presupposto sbagliato, che questo sia il migliore dei mondi possibili. Ma questo non è il migliore dei mondi possibili, cioè i paradigmi economici governati fino adesso dall'Unione Europea e dalla globalizzazione mondiale sono il migliore dei mondi possibili per pochissime persone. Un mondo senza dazi, senza barriere, senza confini, è il mondo dove pochi miliardari possono permettersi di mettere la sede della loro compagnia nel posto dove pagano meno tasse nel mondo e di far produrre nel posto dove la manodopera costa. Devo dire che in quanto a miliardari Trump non sta messo male, cioè è ben accompagnato, no? Anche lui. Sì, è vero, è assolutamente ben accompagnato, però anche è vero che è un po' fuori dagli schemi il miliardario che lo accompagna. Comunque, fatto sta che fino adesso il paradigma è questo qui, cioè il mondo senza barriere che comporta una vittima precisa, che è la classe media, che sono i lavoratori che si trovano in competizione col resto del mondo. Un po' di dazi, alla fine, sono quelli che solo in apparenza uno dice: vabbè, ma noi siamo un paese esportatore e quindi danneggia la nostra impresa, ma in realtà siamo anche delle vittime di questa globalizzazione, perché se lui mette i dazi poi li possiamo mettere anche noi, tipo alla Cina, no, e similari. Noi però molti dicono che cominciare a mettere i dazi gli uni contro gli altri comunque rallenta la crescita mondiale e quindi c'è un impoverimento globale di tutti, non è così? No, perché questa è una visione statica del mondo. In realtà se si mettono i dazi succede una cosa molto semplice, che chi può produrre, e noi siamo un paese che può produrre, inizia a farlo a casa propria. E se tu produci a casa propria, a casa tua, diciamo così, e se tu recuperi parte di quello che hai deciso di delocalizzare in giro per il mondo, no, per risparmiare o per produrre a costi più bassi, poi invece vedete che le cose cominciano. Non è una visione un po' autarchica, no? No, assolutamente, il mondo è sempre stato di attivo commercio nella sua storia. L'autarchia viene con le sanzioni mondiali, ecco, cioè sono le sanzioni che portano all'autarchia, non sono i dazi e non sono i confini. Io penso che i nostri prodotti, che sono prodotti di altissima qualità, sono quelli che hanno meno da temere, secondo me, di qualsiasi tipo di dazio, e in compenso, se gli Stati Uniti oggettivamente non è che si può pensare di vivere sempre una Versailles perenne, perché dopo la Versailles perenne arrivano i forconi e quindi gli Stati Uniti non possono essere sempre considerati il cliente del mondo. Loro sono in deficit commerciale di 80 miliardi al mese, insomma una cifra incredibile, no? E questo deficit commerciale significa che loro, approfittando della spendibilità del dollaro in tutto il mondo, comprano prodotti fatti in giro per il mondo invece che potrebbero produrli loro. E questo credo che farà molto bene all'economia americana, e se l'economia americana migliora, loro sono degli ottimi clienti dei nostri prodotti e io credo che alla fine ci guadagneremo. Mi ha colpito però questa frase di Trump, non so se lei l'ha notata, dice, a un certo punto ha detto in un comizio: vi dirò una cosa, l'Unione Europea sembra così carina, così adorabile, tutti quei paesini europei che si uniscono, ma
non prendono le nostre auto, non prendono i nostri prodotti agricoli, vendono milioni e milioni di auto negli Stati Uniti. No, 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 dovranno pagare un prezzo elevato. Insomma, è una mezza dichiarazione di guerra. Beh, che a Trump e agli Stati Uniti in generale. Tutti quei bei basini non gli piacciono tanto, insomma. No, ma il nostro, io sono molto convinto, anche per aver parlato in questi anni con molti dei repubblicani, perché insomma nella scorsa legislatura forse eravamo un po' ingenui e alla fine sono venute fuori come il famigerato tweet di Giuseppi. Ecco, diciamo che invece abbiamo passato 4 anni a fare buoni rapporti con i repubblicani. Io posso, diciamo, testimoniare che in testa agli advisor economici di Trump non c'è certo l'Italia, c'è soprattutto la Germania. La Germania che oggettivamente esagera con la sua politica di voler fare un'economia basata esclusivamente sull'export dei suoi prodotti in giro per il mondo. Quindi le auto tedesche danno fastidio a Trump, di certo non i vestiti italiani o i nostri prodotti alimentari. Ecco, i prodotti alimentari, ci sono delle ricerche che dicono che saranno proprio i nostri prodotti alimentari a soffrire di più, e ci sono dei centri studi che si sono già messi a fare due conti con la calcolatrice, dicendo che i dazi ci potrebbero costare intorno a 7-8 miliardi se effettivamente fossero il 10-15% di aumento. Sono conti che considera affidabili? No, penso che siano proprio sbagliati alla radice. Cioè, uno pensa che... Anzi, promette gli 19 miliardi di dollari danno al Made in Italy. Sì, poi, certo, chi offre di più. No, io credo proprio che non sia così, e soprattutto considerano, come spesso i conti vengono fatti, con la partita unica, cioè non c'è la partita doppia. La partita doppia è quello che noi potremmo ovviamente tutelare il nostro prodotto mettendo a nostra volta presenti i dazi alla Cina, perché mi pare evidente che se si inizia con un nuovo meccanismo di protezione delle barriere, non è che noi subiamo e basta, no? Ma saremmo autorizzati a reagire a nostra volta. Io credo che alla fine il risultato netto sarà positivo, e ripeto, i dazi di solito non sono messi su un singolo paese. I dazi spesso sono messi su un prodotto, no? Visto per esempio quelli messi da Biden, dove peraltro nessuno ha mai protestato di nulla recentemente sulle auto cinesi. Quindi, tra l'altro al 100% se non sbaglio. Esatto, ma infatti. Cioè, comunque, perché... un'auto cinese con un dazio del 100% costava comunque meno di una Tesla. No, questo senza dubbio fa capire anche quale fosse, come fosse, diciamo, sbagliato pensare di fare concorrenza globale così con questo sistema. Quindi io non credo, ripeto, che i nostri prodotti siano in particolar modo oggetto di particolari desideri di dazi da parte degli Stati Uniti. Io penso che negli Stati Uniti abbiano una voglia matta di cibo italiano, di stile italiano e così di questo tipo, e non siano esattamente quelli che considerano in concorrenza con i loro prodotti. Però vede Borghi, l'economia italiana non è in una situazione proprio smagliante, anzi mostra segni di debolezza. Leggevo che proprio le esportazioni, su cui noi contiamo tanto, sono calate del 6% in un anno, la crescita è ferma, siamo rimasti allo 0,4%, ci aspettiamo l'1% il governo si aspettava l'1% di crescita in un anno, e un po' tutti gli analisti dicono che non ci si arriverà, visto adesso Banca Intesa dice 0,7%, insomma stiamo un po' faticando, non siamo più, come si è detto fino a qualche mese fa, l'economia che cresce di più in Europa, sopra la media europea, più dei grandi paesi. No, siamo tornati un po' in quella vecchia triste situazione di fare il fanalino di coda. Non la preoccupa tutto questo? Ma no, innanzitutto non è vero, nel senso che questo effetto che noi vediamo... I numeri che ho detto li ho visti, li ho letti sui giornali, non... Cioè, sì, però, esportazioni sempre... rallentate, crescita ferma allo 0,4 rispetto nel terzo trimestre di quest'anno, quindi questa è la situazione. Sì, ma mi perdoni, prego. Però il problema con le percentuali di crescita è sempre uno, dipende dal punto di partenza. Se la revisione che c'è stata da parte dell'Istat recentemente ha certificato che nel recente passato la crescita è stata molto più alta rispetto a quella che era stata inizialmente contabilizzata, è ovvio che noi praticamente ci troviamo a un punto
di partenza più alto, il gradino successivo sembra più basso, ecco, mettiamola così, ma il punto d'arrivo. Però i conti della manovra sono stati fatti su una crescita dell'1%, quindi questo qualche problema. I conti della manovra sono stati fatti con la crescita dell'1% e in questo caso stiamo parlando di numeri che sono più alti della Germania, più alti della Francia, ma soprattutto la qualità della crescita ci mette in una posizione di vantaggio rispetto per esempio alla Francia. La Francia, tanto per dirne una, è in persistente e profondissimo deficit commerciale, cioè loro importano molto di più di quello che esportano e quindi come tali se dovessero arrivare dei dazi su prodotti di lusso, no? diciamo così, sicuramente colpirebbero molto di più la Francia che noi e loro non avrebbero margine di manovra. Noi invece un margine di manovra ce l'abbiamo ed è anche importantissimo, che è la domanda interna. E se Trump ci aiuterà a disgregare certe regole economiche molto sbagliate che l'Unione Europea sta insistendo a mettere in atto, beh, noi avremo la possibilità di investire molto di più e quindi sostituire parte del nostro export con la domanda interna, perché capite, l'esportazione, che tutti pensano che sia la cosa migliore del mondo, in realtà non è la cosa migliore del mondo perché dipende dagli altri, viceversa è una positiva perché ci consente di comprare, vendendo i nostri prodotti, ci consente di comprare i prodotti che non abbiamo, primi fra tutti i prodotti energetici. Ma non è il modello che tutti devono seguire, perché capite che se tutti nel mondo esportassero, allora uno mi deve dire però chi è che importa, no? Cioè il saldo commerciale del mondo, come dico spesso, è zero. Non, in attesa che Musk faccia le colonie su Marte, quindi noi potremmo esportare su Marte, ma è evidente che il saldo commerciale del mondo è zero, perché per uno che vende ci deve essere un altro che compra. Senta Borghi, prima di salutarla, mi dica la verità, c'è un po' di competizione tra Salvini e Meloni, tra la Lega, insomma i Fratelli d'Italia, su chi in questo momento è più trampiano, su chi ha il rapporto migliore col nuovo presidente, su chi può vantare, diciamo, un rapporto privilegiato? Un po' di competitività la intravedo. Beh, ma anche questa però è un po' una visione da scuola, no? Sono più amico io di te, no? Le cose lì però, sono cose umane, no, sa, sono cose umane. Sì, certo, sono cose umane e posso capirle, però io penso che sia una cosa molto positiva per l'Italia. Cioè noi in questo momento siamo sicuramente il paese in Europa che ha migliori rapporti con anche personali umani con la nuova amministrazione. Più di Orban? Sì, credo anche più di Orban, anche perché con tutto rispetto per l'amico Orban, l'Italia è un paese più importante, insomma, e quindi io credo che sia molto, molto positivo questo per noi. Cioè, forse è la prima volta che un governo italiano ha una vicinanza anche dal punto di vista dell'amicizia, mi verrebbe da dire, così importante con la nuova amministrazione americana. Molto bene, ci fermiamo qui. Grazie davvero, senatore Borghi. Buonasera e buon lavoro. Grazie, arrivederci.